Amici del basket, buonasera, i più cordiali e calorosi saluti vi giungono dal Palasport Estra Mario D'Agata di Arezzo, dove tra qualche istante per la Coppa Toscana di categoria di Serie C praticamente scenderanno in campo in questo esordio stagionale della Amen SBA Scuola Basket Arezzo. Le due formazioni alla destra dei vostri teleschermi in maglia completamente verde alla Val di Sieve, bianco amaranto la Scuola Basket Arezzo. Si riparte con tanto entusiasmo e con tanta speranza in questo prologo di Coppa, con una formazione rinforzata nell'organico e con programmi decisamente interessanti, già accennati nella presentazione delle formazioni. Quattro le linee programmatiche che sono state dettate dalla struttura apicale, con in testa il presidentissimo Mauro Castelli, con il suo settore giovanile da rinforzare con l'arrivo praticamente di Umberto Veronesi, il guru della pallacanestro nazionale ed internazionale. Due, con la struttura praticamente ricostruzione della palestra, non soltanto la palestra è stata rifatta integralmente, ma c'è anche la struttura tensostatica adeguata e a fianco di questo palasport. Tre, la squadra chiaramente è stata rinforzata notevolmente, partenza ufficiale in questo campionato, prima uscita della formazione aretina. Dicevamo, la squadra, una squadra rinforzata nell'organico con due elementi validissimi, lo zar lituano Kirlis e il grande atleta del Valdarno Lorenzo Dolfi, 30 punti, da 25 a 30 punti a partita. Quindi è pubblico, riportare il pubblico, il quarto elemento, riportare il pubblico in questa struttura importantissima. Fatte queste premesse, stoppato la punta verde della formazione ospite dall'estrema destra, arriva al rimbalzo alla meglio Bianchi, strattonato da un attaccante, arresto e tiro, la mette dentro, questa volta è il numero 20. È il numero 20 Bianchi Alessandro. Ma veniamo alle formazioni che sono scese in campo in questo qualche secondo fa, per la precisione un minuto fa, per la formazione Valdese. Si gira molto bene Matteo Cutini, esaltante il suo inizio, mette in evidenza già all'inizio di questa, alla prima uscita in Coppa, dopo due amichevoli peraltro sfortunatissime, non nel risultato ma in quanto si è praticamente infortunato il lituano Kiris, riportando con i valdarnesi un infortunio, non si sa se volontario oppure casuale, ma tant'è, con la formazione valdarnese c'è sempre qualcosa da ridire e qualcosa da eccepire in termini di forzature fisiche. Commette fallo questa volta ancora una volta il numero 18, che è stato sanzionato, Bianchi, Giulio Bianchi, il nostro atleta aretino, sanzionato per la seconda volta da due arbitri, Fabbri di Cecina e Giustarini, arbitri di Serie A, che sono, diciamo, anche loro alle prime armi qui in questa partita di Coppa, alle prime armi stagionali, chiaramente atleti che militano in categorie di Serie A, quindi sicuramente in possesso di bagaglio tecnico non indifferente. La mette dentro da tre Coccia, 5-2, vantaggio per la formazione Ossi, libera molto bene, ottimo servizio di Raggio Ometti, Matteo Cutini, grande esaltazione, Matteo Cutini, il ciclone aretino, non può deludere assolutamente il grande pubblico di fede aretina. Matteo, dicevamo, al quarto elemento che il evapora il mancino, forza al mancino il numero 23 Piccini, e riporta in vantaggio la formazione fiorentina, che schiera il numero 3 Niccoli, 6 Piccini, 9 Cianchi, 10 Rossi, 11 Occhini, 12 Coccia, 18 Bongini, 20 Bianchi Alessandro, 22 Municchi, 23 Piccini, 24 Saldarelli. Pescioli è il primo allenatore, Gemmi secondo. La formazione di casa ha a disposizione 3 Baracchi, 8 Cutini, 10 Gramaccia, 13 Calzini Francesco, 15 Ghini Giovanni, 18 Bianchi
Giulio, 20 calzini, scusate, Orsa, il principino, il nostro grande Provenzal Carlo, ritornato allo splendore della gioventù, la mette da tre, trova il pari, principino Provenzal. Dicevamo Giulio Bianchi 18, 23 calzini Stefano, 27 Liberto, 20, 34 Castelli, 40 Giommetti, 55 Provenzal, 91 Fascetto, Cocce ed Elia, con Simone Marraccini il fisioterapista, con Federico Fracassi nella struttura organizzativa. Subisce fallo Cocce, il nostro Matteo Cutini, che con due canestri la mette dentro, precisione balistica eccellente, inizia veramente con il buon ritmo e la realizzazione perfetta, 3 su 3 tiri praticamente, 2 da 2 e 1 da, e la mette anche il quarto, quinto, sesto tiro, 6 9 7 in vantaggio la formazione aretina dopo essere stata sotto nella formazione, dicevamo, della Val di Sieve, da Pontassieve, e va con questo balzo felino Cianchi, la mette dentro con un bel gesto tecnico da sotto canestro, va dalla seconda linea il neo entrato Ghini, Giovanni Ghini, giovanissimo, un 2003, dicevamo in origine il quintetto, ottimo slalom di Carlino Provenzal, forse irregolare l'intervento di Carlino Provenzal, ravvisato, è il numero, ma è stato commesso fallo sicuramente nel suo intervento, nella sua elevazione veramente fulminea a canestro, è stato strattonato irregolarmente, cui si riparte dal 9 pari, diciamo il quintetto di base, Cutini, Gramaccia, Bianchi, Giommetti, Provenzal, con l'inserimento del giovanissimo 2003 Ghini Giovanni, si va in attacco per la formazione verde del Pontassieve, va da dietro, fa girare il pallone corto, va a rimbalzo, ottimo Raul Giommetti, suo il millimetrico, ancora Matteo Cutini, incoccia sull'avversario, la mette dentro Matteo, ispiratissimo veramente, dopo 4 minuti e 8 secondi è Matteo Cutini che conduce le danze con 8 punti, con 5 tiri a canestro, 100% di realizzazione, 3 canestri da 2, 2 dal limite, ed ora si porta a realizzare, a cercare di trasformare il fallo in canestri. Dicevamo premesse che il nostro presidente Mauro Castelli, una fatta soltanto realizzata, quindi porta a 9. Ancora rimbalzo, favorisce Gramaccia, Samuele Gramaccia, ottimo, ha cambiato il trend la formazione aretina e va, si proietta nell'area la formazione del Val di Sieve, non va a rimbalzo, la meglio una maglia verde, il numero 9 Cianchi, Roggio Metti subisce fallo, non ce la fa, vediamo, tocca duro Carlino Provenzal, Raul Giommetti in fase difensiva, abbiamo visto il baluardo difensivo veramente insormontabile in questi primi 4 minuti e 38 secondi, ma in attacco ancora la mano pesante per la trasformazione in canestro di Raul Giommetti, poteva allungare il gap, 14-9 il vantaggio della formazione aretina che ha messo in evidenza un Cutini veramente in forma esaltante, precisione balistica eccelsa. Dicevamo le premesse della formazione aretina con il suo presidente Mauro Castelli, le 4 premesse del settore giovanile, la struttura, la ricostruzione di questo magico, magnifico Palasport Estra Arezzo, ricreato con legname pregiatissimo della Scandinavia, uno dei più importanti, diciamo, parquet esistenti in Italia, e la formazione rinfrescata con due elementi fondamentali, purtroppo assenti entrambi
contemporaneamente in questo turno importantissimo, in quanto la formazione del Val di Sieve è un campionato, è iscritta al campionato Gold di Serie C, quindi lo scorso anno ha avuto un piazzamento notevole, dove Occhini, che è tenuto prudenzialmente in panchina, è uno dei punti di forza. 14-9, si riparte con l'arresto e tiro del numero 20, fuoriesce il pallone, Raggio mette ancora, la sua difesa è veramente impressionante, allarga il gioco sul... è entrato Samuele Gramaccia, ma dai, vai Matteo Cutini, finta Samuele Gramaccia, segue, vediamo, messo sotto Gramaccia, sotto le... non va a rimbalzo ancora, ottimo, Cardino Provenza allunga la gittata, sotto canestra ancora, è Cardino, questa volta si dispera, il giovanissimo Ghini Giovanni, e vediamo i consigli di Matteo Cutini, è un 2003 Giovanni, quindi deve assimilare come le spugne tutti i suggerimenti di gente esperta come Matteo, chiaramente dall'alto della sua carica, dall'alto della sua esperienza. Vediamo, segue l'applauso incondizionato di Matteo, di Ghini Giovanni, un 2003, lo abbiamo detto, poco più che 14enne questo ragazzo, l'opportunità gli è stata data di entrare in un momento topico, subisce fallo, questa volta Cardino Provenza scintille con l'avversario, che è contrassegnato dalla maglia numero 6, Piccini, che è subentrato eccessivamente. Dicevamo, l'assenza condizionata e forzata dei due elementi sui quali è stata costruita la squadra, con la vecchia struttura, il vecchio nucleo centrale dei nostri ragazzi aretini, con lo zar lituano. Ha commesso fallo il numero 10, rossi saranno due tiri liberi per Cardino Provenza, che ha l'opportunità di aumentare dopo la magica tripla forzata con il suo magico sinistro, di aumentare il vantaggio sulla formazione valdarnese. Dicevamo, in allenamento non va, il primo riceve l'incoraggiamento, scoramento del pubblico, ma chiaramente siamo all'inizio di un campionato. Vediamo, 1-2, realizza il secondo Cardino Provenza. Transizione per la formazione in maglia verde del Pontassieve, finta il tiro e poi il passaggio, ritorna dai e vai per il numero 20, Bianchi a rimbalzo, ancora si appoggia il numero 9, è Claudio Castelli che contrasta irregolarmente Cianchi, e ancora in bonus la formazione di casa con soli due falli contro i 5 degli avversari. Rimessa dal fondo per la formazione in maglia verde, e possesso di Cianchi aggira tutta la difesa e poi dà a Rossi, contrasta il pallone a Piccini, va dal... vediamo, questa volta è Giulio Bianchi, sfugge il pallone, peccato, palleggio errato, Giulio Bianchi è sfuggita la palla, chiaramente ci può stare, 3.50 al termine, 15-9, vantaggio di 6 per la formazione di casa, che nulla ha che temere contro una formazione blasonata quale quella del Val di Sieve, che lo scorso anno è arrivata nei primi 4 playoff nel girone della Serie C Golden. Si va in attacco la formazione ospite con il numero 3 Nicolai, che supera due avversari, e poi Do Lucche per il numero 6, lungo il tiro, va a rimbalzo Carlino Provenza, seguito dal lungo Piccini, ancora Carlino Provenza, dribbla due avversari in mezzo a 3, Do Lucche per Matteo Cutini, guarda dietro Claudio Castelli, da dietro ancora fa girare, sfrutta tutto il tempo a disposizione Cardino Provenza, punta al diretto avversario Stefano Liberto, ancora un colosso dentro l'avversario, Giulio Bianchi finta, poi sul sinistro ancora sfugge il pallone, Giulio Bianchi, siamo al termine della, sul canestro va, si infrange, 3 minuti al termine, sui 24 secondi ha cercato l'impossibile, non va, rimbalzo, la meglio Samuele, è Giulio Bianchi allarga sulla corsia di sinistra per Cardino Provenza al centro, Matteo Cutini, è Samuele Gramaccia, ritorna da Stefano Liberto, Matteo Cutini si appoggia al colosso di turno, va ancora spostato Samuele, il mancino di ancora Matteo, va a rimbalzo, recupera molto bene, poi allunga Cardino Provenza,
è coperto, blocco in attacco di Stefano Liberto, palleggio alto, finta, porta sul destro, poi va in elevazione Carlino Provenza, entusiasmo alle stelle qui nel Palasport Estra Mario D'Agata di Arezzo, Carlino Provenzal, colpo d'autore. Carlino Provenzal, ancora dopo aver realizzato il movimento da 3 e da 2 e ha realizzato 1 su 2, deve cercare di trovare la percentuale più corroborante, la percentuale più, che più gli si addice. Carlino Provenzal, una gioventù veramente brillante, nella stella nel firmamento aretino. Ah, precisione balistica entusiasmante questa seconda esibizione dalla linea di un punto. È entrato Saldarelli, Saldarelli allarga sul binario di sinistra, ancora Saldarelli, ritorna Saldarelli, in mezzo a due, il blocco in attacco, Saldarelli svolta sulla scorciera di sinistra, va da tre è il numero due, è il numero tre, scusate, è Niccoli, Niccoli trova la bomba da tre, Matteo Cutini in fase di costruzione del gioco, da Stefano Liberto, ma Giulio Bianchi, Gramaccia, allarga tutto qua, va Claudio Castelli, prova la bomba che non arriva, vediamo, intercettato in mezzo a due, alla meglio, Gramaccia si libera molto bene, riceve, Gramaccia ancora si getta, stoicamente, vediamo Matteo Cutini, riceve Claudio Castelli, quando c'è la lotta c'è lui, il pallone arriva a lui, è ostacolato da Tergo, Claudio Castelli riapre il gioco, 18-12, vantaggio della formazione di casa, più 6, Stefano Liberto blocca in attacco, va entra dentro la campana, va ancora, si allarga sulla corsia di destra, ferma il gioco, aspetta Samuele, no, no, un'inezia, Samuele Gramaccia, non ce la, vediamo, sfondamento del numero 3, Niccoli. Addirittura è stato buttato giù come un birillo, Samuele Gramaccia riceve da Niccoli praticamente le scuse, ma il rimessa in gioco è maglia verde. Possesso dentro la zona pitturata, cerca, ostacolato ai limiti della regolarità, ancora due decisioni consecutive del duo Fabbri Giustarini, saranno anche di Serie A i due direttori di gara, ma in queste due circostanze ci hanno un po' stupito. E Piccini si porta alla campana della trasformazione, va il primo con perfetta precisione, 18-13 più 5. Non va il secondo, va Matteo, ostacolato irregolarmente da Piccini e irregolarità non ravvisata dal duo arbitrale che lascia continuare l'azione. Giulio Bianchi, va Matteo Cutini, Matteo Cutini chiaramente si sta ottimo Claudio, questa volta non va, allunga dietro Giulio Bianchi, ma la meglio il Rossi, numero 10 della formazione ospite, che dà il compagno di gioco con Saldarelli che sfugge il pallone, Gramaccia, grande intuito, grande prontezza di riflessi, alza la sfera, Matteo Cutini, Stefano Liberto in mezzo a due, no, a rimbalzo, arriva dalla linea dalla seconda linea Piccini, ma è Claudio Castelli che impedisce la presa, va a terzo tempo, cerca, non va ancora, va dietro, ottimo Stefano Liberto, va Claudio Castelli, ferma 24 secondi, 18-13 più 5 per la formazione aretina. Claudio Castelli, blocco in attacco di Stefano Liberto. Stefano Liberto si libera molto bene, perde, ottimo. Questa volta cercano Claudio Castelli con Matteo Cutini, osservano. Mentre ha visto bene coach Giuseppe D'Elia, grande prestazione la sua lo scorso anno, ha plasmato il quintetto veramente in maniera egregia portandolo alla fase finale e soltanto una partita 42-40, l'unica partita che non ha superato i 50 punti è stata quella, la finalissima contro la partita 3 con il Montevarchi, dove siamo usciti dall'incontro sconfitti dalla vittoria finale del campionato. Un campionato che sarebbe stato veramente esaltante per come è stato condotto sempre a vertice la classifica generale e soltanto una giornata nera proprio dell'elemento più rappresentativo, quel Matteo Cutini, il ciclone retino che ha già segnato qualcosa come 9 punti quando mancano 13 secondi
al termine del primo parziale, del primo quarto. Dicevamo, deve confermare sicuramente l'assenza, dobbiamo ancora sottolineare l'assenza dei due elementi, dei due pedini fondamentali, lo zar lituano è infortunato al pollice, un'assenza sicuramente di poco conto, e Lorenzo Dolfi l'elemento importantissimo. È importantissimo, non è importantissimo questo sul sirena dei 24 secondi, termina questo assalto al punto 20 della formazione di casa. Dicevamo, due elementi che in allenamento hanno già fatto vedere la talentuosità di questi e la loro caratura fisica, che dovrebbero dare spessore e punti, particolarmente 30 punti ci dicono i più informati, 30 punti a partita. Cerca la risoluzione importante il numero 24, Saldarelli, non trova il canestro, termina 18-13, vantaggio Aresso, che chiaramente poteva anche avere realizzato un punteggio più alto sonante, ma alcune imprecisioni sotto canestri lo hanno impedito. Dicevamo, due elementi, lo zar Kirlis e Lorenzo Dolfi, importanti, che non sono presenti oggi, ma sicuramente faranno sentire la loro carica fisica e tecnica in seguito. Pronti via, grazie al nostro operatore Fabio Bianchini, che qui da questo magico Palasport Extra Mario D'Agata di Arezzo trasmette in diretta questa partita, disturbato questa volta da Claudio Castelli in fase di tiro. Il numero 24 è stato strattonato irregolarmente, parte con due tiri liberi la formazione ospite del Val di Sieve, una formazione di categoria di Serie C Gold lo scorso anno, è arrivata alle fasi finali, ai playoff. Va il primo di Saldarelli, va anche il secondo, 2 su 2. Si riparte con Gramaccia, che serve molto bene Matteo Cutini, si libera di un avversario, cerca di liberarsi del secondo, va, torna sui due passi e poi da dietro a Claudio Castelli, ancora il rimbalzo, finta il tiro e poi ancora tapin di Samuele Gramaccia, in mezzo a 4, Samuele Gramaccia non va, peccato, giro avverso a questo tiro in mezzo a 4, vediamo, è stato chiuso, si è liberato molto bene, ha messo a canestro, che ha detto prontamente di no, ma è stato eccellente questa performance di Samuele Gramaccia, che va, realizza il primo dei due tiri liberi dopo aver realizzato un movimento. 2 su 2, si riparte con la formazione costretta a ricucire lo strappo, la formazione del Val di Sieve, con il numero 20 che allarga su Piccini, tutto tra, va Gramaccia, finta e poi allunga molto bene a Claudio Castelli, si ferma e poi da Matteo Cutini, Giulio Bianchi, bravo Giommetti, va a larga sua corsia di sinistra, Gramaccia ancora, una gioia da tre, non arriva, comunque Gramaccia ci ha abituati, abbiamo detto come lo zar, passi ravvisati a Niccoli dal secondo arbitro Giustarini, abbiamo visto in allenamento, ci è stato detto nella partita contro il Montevarchi, uscito dopo 25 minuti, realizzato 27 punti, quindi un biglietto da visita veramente importante per questo atleta lituano, che dovrà far divertire il nostro pubblico aretino e far gioire la squadra, che è chiaramente interpellata dal presidentissimo Mauro Castelli, lungimirante Mauro Castelli, ottimo questo allungo, reverse, va a prendere in cielo il pallone Matteo Cutini e poi va a servire Giulio Bianchi, allarga, parabola, vediamo,
Esce da fuori questa volta nonostante l'irregolarità commessa da Niccoli. Il nostro Raul Giommetti realizza i primi due tiri in movimento. 22-15 sale il vantaggio dei nostri ragazzi, che hanno l'opportunità in questo campionato. A 4 va a canestro anche il numero 6 Piccini, realizza in movimento il tiro. Hanno l'opportunità di giocare tutti e tre i turni con la Synergy San Giovanni e Colle Valdezza qui in casa. Non va questa volta, è strattonato irregolarmente da Municchi il nostro ciclone Matteo Cutini. Veramente una prestazione importante, chiaramente non possiamo fare affidamento sul rendimento in questo primo turno effettivo di campionato, anche se di Coppa ancora c'è da correre. Mentre doppia sostituzione, entra il numero 16 e il numero 12 Coccia e va Matteo al primo tentativo, va in doppia cifra dopo poco più di 12 minuti di gioco. Ancora 2 su 2, non ha sbagliato conclusione Matteo Cutini, tant'è precisa. Va dietro, si libera molto bene il numero 22, va, la mette dentro Munichi con un tiro veramente fenomenale. Ottimo retrospalla di Carlino Provenza, si libera di diretto avversario e poi da dietro a Raul Giommetti, Samuele Gramaccia, non va, rimbalza, la meglio la formazione in maglia verde con Coccia porta sul pallone, è stato ostacolato da a rimbalzo, alla meglio Carlino, niente, va per le terre e va Giulio Bianchi, allarga sulla sinistra, si è dato molto bene e va il numero 20 Bianchi, fallo tecnico sul portatore di palla, su Raul Giommetti. Vediamo il coach Pescioli che mostra non eccessivamente convinto della decisione arbitrale, reclame ad alta voce mentre manda il coach, l'allenatore, manca il giocatore il numero 24 Saldarelli. Un tecnico su Giulio Bianchi, non va Giulio, ancora la sua casellina, va il secondo di Giulio Bianchi, è nelle mani della formazione aretina la rimessa in gioco dopo il fallo tecnico subito. Va Gramaccia, Samuele a Bianchi per Matteo Cutini con la doppia mano per imprimere quella potenza a Gramaccia, spalle, vediamo ancora, e Raul Giommetti va dietro Matteo Cutini, supera due avversari e poi questa volta primo errore da attribuire al nostro ciclone aretino, ma ha tirato in condizioni precarie. Vediamo, va a recuperare un pallone, stratosferico il comportamento in questa fase iniziale, primo secondo da Carlino Provenza, si libera con una finta, primo secondo tentativo, va, commette falli il numero 16. Ancora reclami ostentati dalla panchina. E Bongini. Va il primo di Gramaccia. Da Carlino Provenza, scusate. Va anche il secondo. E Cardino sale a 9 punti, vediamo se è l'annata di Cardino Provenza dopo il brillante rendimento dello scorso anno, ottimo nonostante la precaria condizione. Va anticipato questa volta e Coccia, è il numero 22 Municchi che anticipa, va Raul Giommetti, va
vediamo, perde il pallone, mezzo a due, pallone conteso, pallone conteso ci sembra, vediamo. Ancora in pallone conteso, sarà rimessa per la formazione in maglia verde, ma ha chiesto nel frangente il coach Giuseppe D'Elia. Giuseppe D'Elia, un allenatore che dovrà confermare dopo un anno veramente eccezionale, quello dello scorso anno, dovrà confermare la sua caratura tecnica. Arrivato all'ultimo secondo dopo la sostituzione di Salomone, Benedetto Salomone, è arrivato Giuseppe D'Elia a sostituire l'ex uno spento Pacini. Il nostro promettente Giuseppe D'Elia, giovane dalle belle speranze, praticamente con alle spalle un'esperienza ad alto livello, reduce da 3 stagioni in Serie A da assistente a Agropoli, a fianco di coach del calibro di Paternoster e Finelli. È risultato positivo anche con le giovanili di quella città e anche con l'Under 18 di Arezzo. È stato un punto di forza. Dei nostri ragazzi che ora riprendono la via del parquet. 26-22 vantaggio formazione aretina con i verdi della Val di Sieve nella zona offensiva. Vediamo, Matteo Cutini cerca, è fuori, è stato ostacolato ai limiti della regolarità in mezzo a due, chiaramente ha costretto Matteo ad una parabola impossibile tenere in campo. Si ritorna nel parquet con pallone 26-22, 5-34, partita aperta a tutti i risultati, ma abbiamo visto come i nostri ragazzi, senza alcun timore reverenziale, in mezzo a due, perde la sfera, cerca il fallo che non c'è stato, cerca la lunga distanza, non va, rimbalzo, la meglio Bongini che lancia alto sulla corsia di sinistra, ancora dietro a Saldarelli osserva, palleggio alto, e poi dà a Coccia per Bianchi Alessandro per Municchi da tre, capisco la sua mattonella, secondo tentativo da tre, 26-25, cerca l'aggancio, la formazione in maglia verde, leggero calo in questo secondo parziale dei bianchi aretini, non va, anche la precisione comincia a scarseggiare, vola ancora, va dietro la formazione, cerca chiusa la zona la difesa e va, la mette dentro Bianchi mentre si esalta la panchina segnalando 27-26, il sorpasso c'è stato, ostacola irregolarmente il numero 16, l'avanzata è Bongini che è irregolarmente su Gramaccia, Samuele Gramaccia. Si riparte 27-26, rimesso in discussione il risultato, sempre in vantaggio la formazione aretina quando siamo giunti a 4 minuti. ...27 pari, Gramaccia, va dentro con perfetta precisione balistica Gramaccia, mentre 28-27, va in vantaggio, va, palleggio alto, va, cerca circolarità di palla, la formazione no look per il numero 12, Coccia, non va, rimbalzo, è Claudio Castelli che involontariamente è stato ostacolato e involontariamente ha messo, mentre chiede un time out tecnico, la formazione
ospite di coach Pescioli, che si è fatto alquanto sentire, non sempre in maniera ortodossa, nei confronti del duo arbitrale, rimostrando decisioni lui avverse, mentre in questa sede 28-27 riprenderà possesso la formazione ospite della Val di Sieve, che milita in categoria superiore, Serie C Golden. Dicevamo, l'assenza forzata dei due elementi, punto di forza per quest'anno, sono stati inseriti nel roster aretino dal presidente. Mauro Castelli, Kirlis, lo zar lituano, e Lorenzo Dolfi, praticamente 30 punti in questi due elementi a partita, sicuramente che mancano all'appello in questo turno, in quanto assenti entrambi, ma dovrebbero rientrare nella prossima settimana entrambi, per vedere all'opera i due talenti che hanno mostrato veramente in allenamento sinora. Taglia tutto il campo e poi non va, cerca dietro Carlino Provenza, il primo a recuperare il pallone, supera, punta l'avversario e poi aspetta l'inserimento dei propri compagni di gioco, fa una finta e poi si presenta solo sotto canestro, lungo va Raul Giommetti, reverse, la mette dentro, fenomenale Giommetti, un reverse eccezionale in abitamento sontuoso. Va in attacco la formazione, Claudio Castelli cerca con impeto, va in mezzo a due il numero 22, Municchi ferma il pallone, vediamo ancora, si trova il pallone fra le mani il numero 22, ancora lui Municchi, lo mette dentro il deposito dopo le due triple, 30-29, lotta punto a punto, vediamo come se la cava con questa transizione la formazione di casa. 3 minuti e 10, arresto e tiro, va Claudio Castelli ce la fa a mettere i primi due punti, cerca, deposita Rossi elegantemente a canestro dal basso verso l'alto con il piatto destro, si ferma Giovanni Ghini, giovanissimo del 2003, finta il passaggio e poi si libera sulla corsia, Carlino Provenza realizza, ancora elegantemente Carlino Provenza si supera, come ha superato la doppia cifra in questo turno, 34-31, mentre esce sia il numero 22 Municchi che il numero 24 Saldarelli, rientrano in campo Cianchi e Piccini. Carlino Provenza lungo a rimbalzo, alla meglio il neo entrato numero 23 Piccini, che lancia sulla corsia di destra Cianchi sotto mano per il numero, allarga sul, cambia tutto il campo, va il Rossi perde il pallone, pronto come un'aquila, come un avvoltoio Claudio Castelli, aspetta l'inserimento di Carlino Provenza, finta e poi entra dentro, si è liberissimo sulla sinistra il giovanissimo Ghini, ma si libera i due avversari e poi vediamo il numero 23 Piccini, stramazza al suolo Carlino Provenzal, tecnico, quindi due tiri liberi e poi il possesso alla formazione di casa, ancora un tecnico, il numero 23 ha fatto valere la sua muscolosità, in questo sport è importantissima, ma utilizzarla sia in velocità in corsa che sul pallone, non sull'avversario, come ha fatto in questo istante il numero 23, e questa volta è stato redarguito il coach Pescioli della formazione fiorentina del Val di Sieve. Vediamo, con voce non rassicurante sicuramente, si rivolge a Giustarini, che irremovibile rimane dell'avviso
di consegnare il pallone a Carlino Provenza, che riceve sia il punto che l'applauso incondizionato. Corto, ma va dentro anche il secondo. Si prende gioco, la rimessa è di Samuele Gramaccia a Carlino. 2:09 al termine di questo secondo tempo, secondo quarto, e poi l'agognato riposo in questa prima partita praticamente di Coppa, che all'esordio la formazione aretina chiaramente deve dimostrare ancora tutto il secondo tempo lungo. Carlino Provenzal si dispera, Carlino Provenza, ma non può far altro che mettersi le mani nei capelli senza avere convinto il direttore di gara a cambiare decisione. Possesso Bianchi, sale, seguito da Ghini. Ghini segue come lo stesso e poi allarga sulla corsia di destra per Coccia. Coccia sotto mano, in mezzo a due, poi va sul lato opposto, va a cercare il pallone in mezzo a due. Ghini, vediamo, cerca il pallone Samuele, è il numero 23 ancora, il fisico Piccini. Sono due tiri liberi che Samuele Gramaccia dovrà scoccare nel canestro avversario. 36-31, ha ripreso a macinare gioco la formazione aretina. Samuele, giro corto, riceve ugualmente l'applauso del pubblico aretino, che per la giornata afosa va al secondo. Il secondo, Gramaccia, 8 punti, 6 in tiri liberi e 1 in movimento, quindi il suo apporto è veramente notevole. Macchinoso questo numero 9, Cianchi, che costringe però al fallo Carlino Provenza, che con molta correttezza va a dare il 5 all'avversario, mentre si prepara Giulio Bianchi e Carlino Provenza, che lascia con l'applauso del pubblico la dimostrazione del consenso che ha avuto in questi 18 minuti e 43 secondi di gioco, realizzato anche 13 punti sotto mano per il numero 23, è Stefano Liberto. Smontare Stefano Liberto è problematico. Vediamo Sansone contro Golia, il giovanissimo Giovanni Ghini fa valere la sua rapidità nei movimenti, va a recuperare un pallone contro il colosso avversario Piccini. Ancora Giovanni, strattonato per la maglietta dal numero 20, strattonato per la maglietta dal numero 20, Bianchi, chiaramente l'arbitro di linea non poteva aver visto, ma quello di campo sicuramente ha visto l'irregolarità dei movimenti di Giovanissimo. Va fino in fondo, poi con il sinistro la mette dentro Rossi e accorcia il gap, 37-33, 4 punti. Stefano Liberto in maniera inconsueta sfugge il pallone al primo tentativo, Gramaccia, e poi rilancia e cominciano ad abbassarsi i riflessi degli atleti, chiaramente comincia le tossine a farsi sentire in queste prime partite di Coppa. Ancora corto forse di preparazione, 37-33, comunque la prestazione è stata veramente maiuscola dei nostri ragazzi, che senza le due pedine fondamentali, non per denigrare l'operato di chi è stato in campo, ma chiaramente non si possono regalare 30 punti a rimbalzo. Alla meglio la formazione, Stefano Liberto si porta 3 secondi al termine, va a cercare, è sulla sirena, cerca il tiro che non trova, 15
il numero 15 Giovanni Ghini, che con molta esperienza, nonostante i suoi giovanissimi nel 2003, quindi 14 anni, ha messo in evidenza. 37-33, noi ci ritroviamo nel secondo tempo con la speranza di vedere praticamente una partita che non è venuta meno alle nostre aspettative. A tra poco. Tutto pronto qui al Palasport Estra Mario D'Agata di Arezzo per questo primo turno di Coppa, prima uscita ufficiale della Scuola Basket Arezzo, e l'ha fatto in maniera veramente egregia. 37-33 contro una blasonata formazione Val di Siere, nonostante l'assenza forzata dei due elementi cardini, o quantomeno acquisiti per questa finalità, il lituano Kiris e Dolpi Lorenzo, una ormai comprovato elemento, un elemento validissimo in questa categoria, provenienza Valdarno, elemento che il prossimo turno sarà con noi. 37, diciamo, a 33 grazie alla ripresa diretta di Fabio Bianchini, che vi trasmettiamo questo primo turno di Coppa. Amesba alla sinistra dei vostri teleschermi, sinistra verso destra, in canonica maglia bianca Amaranto, maglia tenuta verde, bianco-verde, la formazione Val di Sieve. 33-33, vediamo, va, aspetta, mette fuori gioco, peccato, Samuele con grande intelligenza di gioco ha messo fuori causa i due avversari e si è portato da solo a canestro, ha fallito di poco. Si riparte, dicevamo, 37-33 in questo primo turno di Coppa. Con gli altri saranno le altre due formazioni, sarebbe la Synergy San Giovanni Valdarno. Non va a rimbalzo, alla meglio Carlo Rao Giommetti e Colle Valdelsa, quindi praticamente tutti e tre gli incontri si svolgeranno qui al Palasport Estra di Arezzo. Va per la Matteo Cutini, va larga Cardino Provenzal, magistrale la sua prima, Raul Giommetti esce con il pallone, poi deve desistere la velocità, la rapidità dei movimenti, in contropiede, perde il pallone, è ancora Samuele Gramaccia, grande la sua prestazione, Samuele, Cardino Provenzal non è riuscito, e Matteo Cutini 11 punti, Gramaccia 8 punti, Bianchi 1, 2 Castelli, 4 Giommetti e 13 Provenzal. Provenzal è ritornato praticamente il campione, la stella emergente che lo è stata qualche anno fa. A rimbalzo è proprio lui, Cardino Provenzal, una prestazione veramente interessante. Finta ancora Samuele Gramaccia, sbilanciato dall'avversario, messe giù per le terre, va la transizione, ottimo, grande intelligenza del ciclone in fase difensiva, Matteo Cutini riceve l'incondizionato applauso del pubblico aretino, qui intervenuto, ha mandato a colpire il ginocchio dell'avversario per recuperare un pallone impossibile. 37-33, non si muove dopo due minuti circa il risultato d'inizio del rientro dagli spogliatoi. Matteo Cutini giostra con il sinistro, sta passa al destro e poi da Raul Giommetti cerca il compagno di gioco Samuele Gramaccia, una potenza quest'anno maturato sensibilmente, cerca Giulio Bianchi, cerca il compagno Giulio, finta, è ostacolato da due avversari, raddoppia Samuele, il limite del... va da tre! Samuele Gramaccia, lo abbiamo cercato, l'abbiamo chiamato Samuele Gramaccia e ci ha dato la soddisfazione. 40-33, dai e vai, il numero 10, possesso Rossi allarga sulla corsia di sinistra, finta il tiro, 22 Municchi, ancora ruba il pallone Samuele Gramaccia, copre molto bene Giulio Bianchi, reverse Samuele Gramaccia, un break iniziale veramente eccellente, Gramaccia abbiamo visto eccesso, cerca questa volta di giustificarsi, di richiamare l'attenzione del duo arbitrale contro gli avversari che hanno cercato di strattonarlo a limiti della regolarità,
ma lui chiaramente come un direttissimo è andato per il suo solco, per i suoi binari, ha depositato con un bel colpo di reverse, ha centrato il numero 42 a 33, quindi si fa preoccupante il gap per Pescioli, che richiama prontamente i suoi ragazzi. All'ingresso del secondo tempo è stata la formazione locale con Giuseppe D'Elia negli scusi. Chiaramente il discorso di Giuseppe D'Elia deve aver provocato nei ragazzi un qualcosa di una iniezione di fiducia dei loro mezzi, in quanto stavano calando sensibilmente la distanza, avevano raggiunto un buon vantaggio di 7 lunghezze, poi sceso a 4 lunghezze, ma ripreso a camminare la formazione di coach Giuseppe D'Elia. La formazione chiaramente quella della Val di Siepe, di caratura superiore, la Serie C Gold, ostacolato in mezzo a 2. Questa volta era già fuori il pallone che il Matteo Cutini ha cercato di ostacolare, il numero 23 Piccini. Si riparte con la formazione in maglia verde in attacco, vai, cerca il canestro e va Cianchi, deposita con eleganza il pallone. E va Claudio Castelli, cerca dalla lunga distanza Carlino Pro e il Matteo Cutini, questa volta non ce la fa. Lo scontro Giulio Bianchi con l'avversario, con Cianchi, fissiato dalla due arbitrale composto da Fabri di Cecina e Giustarini. Con 24 secondi Chiara Mirarchi segna punti, Vera Baracchi, Cronomen, Ruggero Carotti. È la formazione ospite della Val di Sieve in possesso, transizione con Cianchi, punta Giulio Bianchi, ancora Giulio Bianchi, l'ha anticipato, vediamo. Questa volta il tecnico, questa volta assegnato al comportamento non ortodosso del coach fiorentino Pescioli. Manda Matteo Cutini a depositare nel canestro. Cutini, Gramaccia, Provenzal, tre elementi veramente importanti in questo prologo di Coppa. Questo inizio praticamente ha messo in evidenza le caratteristiche. Va a cercare il compagno Giulio, perde il pallone e poi va. Termina out, è stato strattonato, ma molta correttezza tra i quintetti in campo, fra gli atleti in campo, sia nel versante bianco-verde fiorentino che in quello aretino. Chiaramente non c'è stato nessun atteggiamento, nessuna reattività nel gioco. Palleggio errato, eccessivamente fiscali, chiaramente sono arbitri di Serie A, non se è l'allenatore Pescioli, il coach Pescioli, che redarguisce Rossi credo di aver consegnato il possesso agli avversari, agli aretini, che Matteo Cutini, ostacolato irregolarmente dal numero 22 Matteo Cutini, l'incipit di Matteo Cutini, che viene sanzionato con questo fallo, rimessa laterale Samuele Gramaccia. Una piacevole realtà, un inizio di campionato veramente illuminante per questo giovanissimo atleta. Gramaccia 99, quindi poco più che 18enne. Giulio Bianchi in mezzo a una, tre avversari, la mette dentro Giulio Bianchi,
riceve l'applauso anche del pubblico fiorentino. Valdarnese giunto qui a vedere Giulio che viene applaudito a gran voce, cerca dalla lunga distanza la tripla che non arriva, rimbalzo, alza la parabola, ancora secondo tentativo, va Giulio Bianchi, riceve la sfera e poi dà a Claudio Castelli, arresto, si ferma sotto canestro, finta, alza la parabola, grandioso, campanile esaltante per il nostro Giommetti, Raul Giommetti, che ha eluso la sorveglianza con una finta, ha spiazzato i due difensori completamente e poi ha alzato la sfera. Termina out, non ce la fa tenere dentro Samuele, grande prova, grande prestazione, probabilmente gli atleti aretini hanno visto la superiorità tecnica che non abbiamo visto noi chiaramente, ma di fronte ad una professionalità superiore dei fiorentini hanno contrapposto la generosità e il cuore, ma altrettanta tecnica, di elementi come Cutini, Gramaccia, Provenzal, ma lo stesso Raul Giommetti, tutto il quintetto ha giocato all'altezza della situazione senza alcun timore reverenziale nei confronti degli avversari quotati ma non prolifici come i nostri ragazzi. Raul Giommetti e riceve anche una gomitata dal numero 9 Cianchi. Bianchi, terzo tempo, è lungo 47-35. Non va tentativo. La penetrazione ancora, Scodella! Matteo Cutini ricomincia la saga della realizzazione dopo essersi fermato nel secondo parziale, dopo aver trovato i 10 punti, doppia cifra. Poco più di 12 minuti di gioco, perde il pallone e come un avvoltoio ancora lui, Giulio Bianchi, dalla sua sinistra arriva e poi Raul Giommetti sbilanciato dall'avversario. Va ancora, è la volta di Rossi, si libera molto bene Municchi da Rossi, ancora Rossi, Giulio, Raul Giommetti cerca di strappare il pallone, cerca dalla lunga distanza, sulla sirena va il pallone che arriva a Giulio Bianchi, va fino in fondo e poi da Matteo Cutini, sbugge il pallone, ancora sul sinistro il suo braccio, Gramaccia questa volta a rimbalzo, ottimo, Raul Giommetti ancora, non ce la fa questa volta, commette fallo, Raul Giommetti si dispera Raul Giommetti, ma è stato il numero 10. Il numero 40, Raul Giommetti, che ha commesso fallo sul numero 10 Rossi. Ancora inversione, 3 minuti e 12 al termine del terzo periodo, 49-35, 14 lunghezze di vantaggio, una enormità in questo sport, ma chiaramente sappiamo il valore degli avversari e sicuramente il numero 11, presumibilmente lasciato in panchina, è il numero 11 Occhini, è il potenziale offensivo più importante della formazione fiorentina. Sarà sicuramente inserito nel secondo e va Carlino Provenza, il primo ad accorgersi dell'irreparabile errore e serve Giulio Bianchi, si ferma in tempo, questa volta 49-35, non eccessivamente regolare, ci pensa il capitano in pectore. Claudio Castelli a riportare la calma serafica tra Carlino Provenza e Giulio. In attacco Coccia, commette fallo Stefano Liberto, è entrato in questo istante a rinforzare ad alzare di centimetri la difesa aretina. Dal fondo è il numero 3 sotto canestro, va questa volta Matteo Cutini, lo sovrasta e poi allarga per Giulio a Carlino Provenzal, Matteo, Giulio ancora, Giulio Bianchi, vediamo sportellate fra
Stefano Liberto, finta al tiro, Stefano Liberto, va Giulio Bianchi subito l'avversario e poi in elevazione mette dentro il pallone che sfugge per un'inerzia. Sfugge per un'inerzia, va in avanti, cerca Saldarelli, non va questa volta, non è sempre domenica, è ottimo, non ce la fa tenere dentro il pallone, Coccia si dispera. Baluardo difensivo, Claudio Castelli in questa fase di gioco ha evitato il peggio, anticipando, va, serve Cardino Provenzal, grande la sua prestazione, Cardino Provenzal in difficoltà ma serve molto bene Claudio Castelli, poi da Stefano Liberto, la sua mattonella da tre, Stefano Liberto, si vede poco in campo ma si avverte la sua presenza, vediamo falli di frustrazione della formazione verde fiorentina, non ci sta a subire un passivo così pesante, 52-35, è un'umiliazione chiaramente e forse la presenza di Occhini non verrà assolutamente a giustificazione parziale. Transizione. La giustificazione di questa disfatta, l'assenza. Claudio Castelli, stavolta supera a dietro Cardino Provenzal. Cardino Provenzal, forza la... la mano sinistra, un portento Cardino Provenzal. 16 sono i suoi punti. 12 Matteo Cutini. 14, scusate. Quelli di Matteo Cutini si contendono, vediamo. Non se la sente di affrontare l'avversario, va fino in fondo il numero 12, commette fallo, numero 12 si dispera, Coccia pensava di trovare il tappeto rosso, Coccia chiaramente sono ...55-37, sì giustamente l'umiliante, il vantaggio alla più 20 è sceso con questo canestro, 55-37, 13 lunghezze di svantaggio. ...18 punti di vantaggio della formazione aretina. Grande prestazione, grande entusiasmo dal pubblico che non deve assolutamente montarsi la testa in queste prime uscite, anche se abbiamo visto i nostri ragazzi veramente all'altezza della situazione, non soltanto dal punto di vista fisico, atletico, ma dal punto di vista vediamo in equilibrio, ha recuperato un pallone impossibile, consente a Gramaccia, a Giulio Bianchi a recuperare un pallone. Cardino Provenza, Stefano Liberto dopo i tre punti cerca di disimpegnarsi come difensore, come pivo. Cardino Provenza come una farfalla si libera dall'avversario e va veloce sotto canestro, stampata, recupera un buon pallone, 26 secondi al termine, possesso per la formazione di casa, 37-55, 18 punti di vantaggio, dicevamo umiliazione. Chiaramente troppo entusiasmo da parte dei nostri, poco attaccamento dalla formazione, forse con sufficienza hanno affrontato questo turno i fiorentini, ma hanno trovato davanti una formazione veramente validissima, non soltanto in fase offensiva ma particolarmente in fase difensiva, con un con Raul Giommetti veramente in grande spolvero, non sempre preciso nelle realizzazioni ma veramente in fase difensiva un colosso insormontabile, dicevamo. Sottotono la formazione della Val di Sieve, ma una prestazione magistrale di tutti gli elementi, con
sugli scudi chiaramente chi ha realizzato più punti, cioè Gramaccia, Cutini, Carlino Provenza. Poi il resto applausi per l'apporto incondizionato, l'apporto importante di azioni offensive e difensive. Si ritorna in campo dopo un minuto di tempo, di time out tecnico per cercare di rigenerare, riossigenare le idee, mentre la formazione va. Matteo compie il miracolo, Matteo 16 punti come Provenza, ed ora i due vecchi compagni di squadra che ci hanno fatto vivere tante emozioni in questo palazzetto, ma particolarmente nel palazzetto di Via Vecchia. In adesso cerca sbilanciato e va, realizza il punto Saldarelli, ma sarà anche il tiro aggiuntivo, 37-57, Saldarelli sarà il tiro aggiuntivo, vediamo. Mentre ha chiesto un minuto di riposo, la formazione suona nel frattempo, la termina praticamente su questa realizzazione del numero 24 di Saldarelli, il punto 57. Si riparte in questo quarto periodo ed ultimo periodo, 57-39. Grande formazione aretina, grande Lamensba in vantaggio di quasi 20 punti, 18 punti di vantaggio, ma non ha rubato niente assolutamente di fronte a una Val di Sieve che si è fatta vedere soltanto i primi 7 minuti di gioco, poi è venuta fuori la classe di Cutini, di Gramaccia e di Provenzal che ha tarpato le ali alle punte. Vediamo, Gramaccia è stato sanzionato, due liberi, è stato ostacolato irregolarmente il tiro di Rossi, si riparte, dicevamo, con i nostri colori in vantaggio di 18 punti, con questo tiro che Rossi, due tiri che cercherà di trasformare. Lungo il primo, riceve l'incoraggiamento di Piccini, mentre ancora si fa sentire Pescioli a bordolini, ai due arbitri Fabbri e Giustarini, va il secondo. Ottimo, carica il mancino e poi serve Gramaccia, a rimbalzo è la volta di Saldarelli che manda out il pallone sull'intervento di Carlino Provenzal, ha provato sui ginocchi, cerca di mascherare la sua stanchezza Carlino Provenzal. Ha fatto una partita veramente eccezionale, come eccezionale è stato l'apporto di Gramaccia e di Cutini, ma tutta la formazione ha girato a dovere con cambi perfetti del coach Fascetto, scusate, Giuseppe D'Elia, coadiuvato da Simone, dal fisioterapista Simone Marraccini e da Federico Fracassi in panchina sotto mano. Matteo Cutini finta al tiro e poi Scodella la mette dentro, vellutato il tiro di Cutini che si prende la palma del miglior realizzatore con 18 punti davanti a 16 di Provenza e Carlino. Comunque Provenza magistrali, la sua performance e i suoi tiri a canestro veramente eccellenti. Sotto l'aspetto tecnico, vediamo Carlino Provenza, dietro Matteo Cutini, va Carlino Provenza, il 2 veramente eccezionale, aretino d'occhio, finta, arriva Giulio Bianchi in appoggio, si libera di un avversario, del secondo, non va al secondo tentativo, va il numero 12, Coccia recupera e poi da lungo si libera molto bene Bianchi è stato strattonato irregolarmente da Matteo Cutini, si scusa con il direttore di gara ma non può far altro che commettere fallo sul portatore, due tiri liberi per Bianchi Alessandro, da non confondere con Bianchi Giulio in maglia, in casacca bianco amaranto. 59-40, va Alessandro Bianchi alla lunetta, cerca la realizzazione, lo ottiene, il primo tiro da libero non va, il secondo sputato dal canestro, arriva grande Carlino Provenza a recuperare un pallone scagliato da Samuele, va dentro Carlino Provenza, dai e vai per
Carlino Provenz cerca un blocco in attacco di Matteo Coutinho, pick and roll, Carlino reverse, cerca reverse, Bianchi Giulio messo giù, scaraventato a terra da Rossi, da Rossi, Rossi Daniele. Rimessa laterale, 59-41, 8-33 al termine. Lentissimo questo cronometro, non passa mai il tempo quando siamo in vantaggio, anche se vediamo, cerca di smanacciare davanti a Raul Giommetti che protegge il pallone in mezzo a due. Carlino Provenz prova dai compagno di gioco, linea di demarcazione, si dispera Carlino Provenz, non può reagire di fronte al direttore di gara Giustarini, coadiuvato da Fabbri. 24 secondi, Chiara Mirarchi segna punti, Vera Baracchi, Cronomen, Ruggero Carotti. Da Eva il numero 20, Bianchi, Bianchi da a Coccia, non va, scheggia il canestro, Carlino Provenz, aggirante, elegante il suo palleggio, vediamo la gazzella retina, va Carlino, si butta dentro, va, cerca di tenere dentro il pallone, lo fa Saldarelli con un guizzo felino, lascia Niccoli, cerca di dare velocità al pallone che trova liberissimo Coccia, la mette dentro con il tiro aggiuntivo. 59-43, forse tardivo il ritorno. Ancora Coccia. Un po' stanca forse la formazione aretina, ma chiaramente sono, è il primo turno di Coppa. In assenza forzata di due elementi va, realizza Matteo Coutinho, transizione, corsia di sinistra, è solo Giulio Bianchi, forse mancanza di elasticità mentale di Otno Luc, Matteo Coutinho, Matteo Coutinho, il ciclone non può deludere assolutamente nei momenti di bisogno. Matteo Coutinho 44-61, spenge l'entusiasmo della formazione valdarnese che ha cercato di reagire, di recuperare a un gap, veramente è la volta di Coccia da tre. Matteo Coutinho si libera e poi è stato ostacolato irregolarmente dal numero 12, Coccia è stato cinturato irregolarmente, Coccia 5 falli ci sembra, non ancora il quarto fallo, quindi sarà a rimettere. 61-47 in campo, Carlino Provenz per Giulio Bianchi, chiama gli schemi, Carlino Bianchi dai vai, vai ancora per il numero 34 e il nostro grande Castelli. Ottimi schemi di gioco, tutto il campo tagliato, finta al tiro, Carlino Provenz prova fino in fondo, terzo tempo, precario equilibrio, strattonato irregolarmente, messo giù a terra. 61-47. Il numero 13 credo di avere commesso il fallo. Numero 10, scusate, Rossi, commesso il fallo su Carlino Provenz. 16 contro 18 ci sembra, 20 Matteo Coutinho, punti realizzati contro i 16 di Carlino Provenz. Matteo Coutinho non conta neanche un tiro da tre, mentre Carlino Provenz ha due prodezze, la prima e l'ultima realizzate, la prima nel primo tempo e l'ultima realizzata in questo terzo periodo. Nel periodo precedente non va, rotazione completa del canestro, poi risputata in campo dalla retina. Carlino Provenz, secondo tentativo corto, va a rimbalzo, cerca Carlino Provenz, ancora lui, termina a fondo campo. 6-1-4-7, vantaggio per la formazione con 14 punti di vantaggio, 6-53 al termine. Ottimo questo schema di gioco, porta in avanti il numero 24, poi scende sulla corsia di sinistra, rimbalzo, alla meglio, allunga la gittata, al numero 23, Piccini, cerca la distanza, la mette dentro il Saldarelli, Giulio Bianchi, 50-61, scende a 11 il vantaggio,
rotazione completa di tutto il campo, Nolucche per Giulio Bianchi, cerca la corsia di destra, Sandino Provenza, Samuele non va, rimbalzo, vediamo Giulio Bianchi, Giulio Bianchi commette fallo, il numero 10, Rossi si dispera, Giulio Bianchi 61-50. E questa volta 6-12 al termine, 50-61, reazione veramente veemente dei verdi della Val di Sieve. C'è solo possesso, lascia riposare Raul Giommetti, rientra in campo Samuele, Carlino Provenza, retropassaggio, Matteo Cutini finta al tiro e poi è solo a canestro, non va, rimbalzo, ha commesso fallo il numero 24, vediamo, no, è il fallo commesso da Bianchi, ci sembra, consegna il pallone, 6 minuti e 4, 50-61, 11 punti di vantaggio per la formazione in attacco, Saldarelli in mezzo, trova un varco, la difesa a zona della formazione di casa, cerca due liberi assegnati al sono punti pesanti questi qui su Rossi, valgono il doppio, vediamo 60-51, 61-50. Si prende gioco della partita questo numero 10, questo tiro di Rossi che va dopo il rimbalzo, va con perfetta precisione il secondo, 52-61 più 9, e ora comincia, ottimo questo servizio, Samuele va a servizio per, cerca di far correre tutto il tempo Raul Giommetti, vediamo ancora in contropiede, va a recuperare in pallone la formazione verde, cerca fino in fondo, la va e Tapin di Rossi, un recupero imponente da 43-58-54-61, imponente il ritorno, abbiamo detto, mai cercare di chiudere prima del tempo, chiudere le porte alle proprie energie, chiaramente alla distanza è calata sensibilmente la formazione aretina sia nel movimento che nella realizzazione, ed ora vediamo la carica agonistica dei fiorentini, forti di queste realizzazioni di Coccia da tre e di Saldarelli con Munichini sugli scudi. Quando mancano 5:35, 54-61, si è assottigliato notevolmente da più 18 a più 7, 11 lunghezze realizzate dai verdi fiorentini. Ed ora comincia a serpeggiare la paura nei nostri ragazzi. Aggressiva la marcatura dei fiorentini, Bianchi, due si portano su Bianchi, va Carlino Provenza torna sui suoi passi, la paura anche di realizzare Carlino, ma Claudio Castelli, Nolucche va a cercare, cerca di far correre, però Carlino Provenza, Samuele ancora, va Matteo Cutini in fase difensiva, ancora deve sfruttare tutti i secondi a disposizione, ancora va Carlino Provenza, fa girare il pallone Matteo Cutini sul 24 secondi, si infrange Niccoli va a servire sulla corsia di destra a Piccini, ottimo servizio, recupera un pallone, Saldarelli
Saldarelli va a cercare Niccoli ancora, va sul numero 6, errato, tocco della linea del, si dispera Rossi, ma irremovibile il direttore di gara, recupera il pallone, 61-54, 4-32, si assottiglia il vantaggio, ma si assottiglia anche la distanza al termine di questo turno, che non meriterebbe sicuramente, sempre in vantaggio, 18-13, 37-33, 58-43 da formazione aretina, sempre in vantaggio. Vediamo se fa anticipare questa volta Rao Giommetti, un po' statico su, e va Niccoli ci deve pensare, dai, vai Cardino Provenza, vediamo, blocco in attacco, Claudio Castelli, Samuele, vediamo Samuele, ancora un attacco, un possesso per la formazione, cerca dalla lunga distanza, non va a rimbalzo, questa volta Carlino Provenzal deve trovare il canestro in questa circostanza, 57-61, Raul Giommetti subisce fallo, ancora Raul Giommetti, va finalmente, due liberi, finalmente il numero 23, Piccini, la prima deve essere fischiato, vediamo Raul Giommetti sul destro di Raul Giommetti, la speranza dei nostri ragazzi per poter aumentare il vantaggio e portarsi ad un punteggio che possa consentire di mantenere ancora Samuele, forse stanco Samuele, non trova più il canestro, come abbiamo visto all'inizio della partita con 13 lunghezze da 3 e da tiri liberi particolarmente, poi la precisione è venuta, Raul Giommetti deve trovare il quinto punto di vantaggio per evitare, non l'ha trovato, peccato, poteva essere ancora un attacco le Furie Verdi, perde il pallone il numero 6, vediamo a rimbalzo Matteo, grandioso anche in fase difensiva Giulio Bianchi, Matteo Cutini a uomo la marcatura, vediamo Giulio, Matteo Cutini cerca la prudenza, poi da Claudio Castelli, era il triplo del capitano, Claudio Castelli nei momenti del bisogno, praticamente Claudio Castelli c'è, il nome d'arte, il nome che ha segnato questa partita con il suo nome, non tanto per tutto il gioco dei 40 minuti completi, ma per questa tripla che ha dato praticamente la tranquillità, la sicurezza per poter condurre in porto un risultato che stava sfuggendo, auguriamoci che chiaramente ancora non lo sia sfuggito, perché vediamo con più tranquillità, con più sicurezza la formazione aretina a zona, ora a zona è la, vediamo come Claudio Castelli subisca le attenzioni delle maglie difensive, toccata sul piede del numero 23 Piccini, momenti incandescenti, fase finale veramente struggente, un incontro, un finale al Cardiopalma dopo tre turni, dopo tre periodi dove la formazione di casa ha messo in evidenza una superiorità tecnica, una superiorità realizzativa veramente notevole, e in questo quarto periodo cerca la prodezza e questa volta Matteo Cutini ha chiesto troppo ai propri mezzi, una prodezza da tre non è il suo tiro ideale, Matteo Cutino cerca di rifarsi, di recuperare, vediamo, ottimo, Raul Giommetti, un colosso, e questi sono i punti, anche se non segnati da punti liberi, chiaramente sono questi punti conquistati, in possesso, che dà la tranquillità, la sicurezza, 1.52, Matteo Cutini cerca di liberarsi e lo fa, pallone sul piede, poi va in mezzo a tre, cerca Matteo, no, ma Raul Giommetti subisce fallo, due liberi,
ma decisione che non trova. E Piccini, pensavamo che avesse subito fallo Raul Giommetti in fase di tiro, è stato assegnato al numero 23 Piccini il tiro. Secondo tiro, 2-2, ha rimesso in discussione questa decisione arbitrale che noi pensavamo. E Matteo Cutini ha chiesto troppo sotto mano per Raul Giommetti, Cardino Provenza, blocco in attacco, ma è toccata da nessuno. Ed ora si disunisce l'attacco, l'offensivo. E bene fa coach Giuseppe D'Elia, veramente avrebbe del clamoroso, una beffa subita qui nei minuti finali di questo turno, di questo primo turno di Coppa col Val di Sieve, sotto di 18 lunghezze. Essere 62-64 con un canestro, un fallo subito sotto canestro offensivo assegnato alla formazione ospite, con due punti messi a segno da Piccini, mentre la lavagna magica di coach Giuseppe D'Elia è oggetto di attenzione di tutti gli atleti aretini. 64-62, vantaggio anche in doppia cifra di 18 punti fino agli ultimi 3 minuti. Poi c'è stata la rimonta ossessiva con il canestro di Saldarelli, di Coccia, di Niccoli. Ed ora cerca un modesto apporto, cerca dalla lunga distanza la bomba, la formazione in maglia verde, sempre in vantaggio. Blocco, cerca la linea di fondo. E dal numero 3 Niccoli passa in vantaggio. Passa in vantaggio la formazione ospite. E vediamo. Raul Giommetti. Giulio la mette dentro! La mette dentro Giulio Bianchi! Giulio Bianchi! Ed ora è una roulette. 36 secondi. Ed ora sale alto l'entusiasmo del pubblico, veramente incandescente, fase finale emozionante. C'è il numero 22, finta al tiro, va. Vediamo ancora, vediamo decisioni arbitrali, sono i signori due liberi. È il numero 22 che chiaramente è Monicchi, questa volta sulla lunetta, deve cercare la trasformazione. Quando gli arbitri fanno il bello e il cattivo tempo, abbiamo visto come il fallo su Raul Giommetti è stato giudicato al contrario, ha mandato il lunetta al numero 23 Piccini, ha realizzato dei punti per portare in vantaggio. Ed ora non va il primo di Monicchi sbaglia il primo. 65-66, il punto del pareggio, vediamo i piccoli, va il secondo. Ed ora 24 secondi al termine, parità, 66 pari, con possesso per i nostri ragazzi. È una gestione del vantaggio enorme, 18 punti, che a 10 minuti dal termine poteva essere sicuramente gestito al meglio, ma forse la paura, forse la poca preparazione atletica
la poca esperienza, chiaramente l'assenza di due elementi talentuosi come il russo, come il lituano Kiris ed il forte Lorenzo Dori, hanno un po' falsato il risultato, che comunque sotto l'aspetto del rendimento è stato più che positivo dei nostri ragazzi. Calo fisico, non sicuramente tecnico, e chiaramente nella fase finale la paura di sbagliare ha costretto i nostri ragazzi ad un gioco difensivo falloso, per cui 66 pari, si riparte il nostro possesso, vediamo come sarà sfruttato questi 24 secondi dai nostri ragazzi. Sicuramente le triple che ci ha fatto sognare in allenamento il nostro Mills, il nostro Kiris. Si riparte con il possesso, 24 secondi. È Giulio Bianchi, forse Giulio, dai e vai con Carlino Provenzal. Giulio, vediamo, blocco, esce dal blocco Carlino Provenzal, ancora possesso, Matteo Cutini bloccato, entra, 8 secondi. Possesso immediato, va Carlino Provenzal sul braccio di Carlino Provenzal, strattonato irregolarmente, vediamo, ancora Carlino Provenzal, 66 pari e si va ai tempi supplementari, ai 5 minuti, 66 pari, si riparte, 5 minuti veramente interminabili, 5 minuti allo spasimo, possesso, dai e vai di Claudio Castelli con Giulio Bianchi, Matteo Cutini, va, Carlino Provenzal strugge il pallone, vanno, pallone conteso, l'inerzia del gioco, chiaramente siamo svantaggiati, la freccia del tavolo della giuria composto da 24 secondi, Chiara Mirarchi, segna punti Vera Baracchi, Cronoman Ruggero Carotti, assegna la rimessa in gioco, mentre si rialza Claudio Cante, Carlino Provenza, che stoicamente rimane in campo. Una prestazione più che lusinghiera la sua, quella di Cutini, quella di Gramaccia, ma tutti hanno giocato. Bianchi veramente indomita, corso tanto Giulio Bianchi in fase difensiva, lo stesso Giulio Raul Giommetti, ma gli avversari in fase risolutiva, in fase offensiva, hanno veramente realizzato, fatto punti pesanti nei momenti. Cerca di liberarsi e va veramente fortunoso, il pallone stava per scavalcare la, è stato Coccia che ha messo dentro il pallone che li porta in vantaggio, la forma, vediamo, strattonato, non ravvisato dal direttore di gara, sotto i suoi occhi un fallo ineccepibile. Giulio, Matteo Cutini, non va Matteo Cutini, polveri bagnate, ed ora dobbiamo assistere impietosamente, vediamo questa saga, se va dentro questa realizzazione, va a cercare il pallone, non ce la fa, ed è dentro Monicchi. Matteo Cutini, vediamo come la prontezza dei riflessi sia carente anche nel difendere il pallone. Matteo è calato sensibile, Giulio va fino in fondo, cerca la bomba, Matteo Cutini, non va. Va, ci pensa Carlino Provenzal, è lui il mago della giornata, Carlino Provenzal. ...68 pari, punti a punti, vediamo, si alza molto bene, va, arriva dalla distanza al numero 22, ma grande sportività, grande generosità, grande fair play in questo turno, dove chiaramente non sono importanti i tre punti, è importante la qualificazione per poter accedere alla fase finale. Quattro formazioni, la Synergy Valdarno, Colle Valdelsa,
la Val di Sieve e la SBA che dovranno trovare un posto in tre partite. Calvino Provenza, l'eroe del pareggio. Calvino Provenza, dai vai Giulio Bianchi, mancano i punti di Gramaccia, vediamo ancora, sono punti questi, sono errori gravissimi, consegnare il pallone nell'overtime è sintomo di carenza di freschezza atletica, giustificata e giustificabile, quindi non chiediamo ai nostri ragazzi contro una formazione di rango maggiore in assenza di due elementi